Guardi, te la ricordi. Facciamo una cosa, per renderla unica, firma la sua faccia. Ok, ti ricordi che carta hai scelto? Ok, Kill, stai firmato. Facciamo una cosa. Prova a cercarlo. Io in tasca però se già ho un portafoglio. E dentro questo portafoglio c'è una cosa. Entusiasmante. Allora voglio che mentre le scorre in questo modo mi ci sto. Quando preferisce, vai. Creo uno scalino sul set di quadri, in questo modo d'accordo. In realtà tutto il mazzo non esiste, infatti basta prendere il 4, metterlo giù e tutto il mazzo è bianco tranne il tuo set di quadri. Guarda, però il gioco non è finito, perché anche dietro il set è l'unica carta che è colorata. Basta prendere il set e metterlo qui e rischioccare le dita per far tornare il mazzo completamente colorato, in questo modo. Però il 7 ti rappresenta un po', infatti se lo giri è il 7 che non è mai esistito. Fortissimo, raga, fortissimo! Allora, qui ho un chiodo e 4 bicchieri, d'accordo? Conto dai bicchieri e ti fini. Controllo anche il chiodo. Il chiodo, inserisco. Adesso voglio che metti un bicchiere sopra un chiodo e poi che mischi tutti quanti i bicchieri. Io tanto mi giro. Fatto. Quindi quando posso girare. Vai. Ok. Sì. Questo gioco lo facciamo con un mazzo di carte che dovresti conoscere. Allora, guarda, ti chiedo di prendere una carta. Guarda, vai. Se ti ricordo una carta. La fa vedere alla tele? Carta presa. Preso quella con il microfono. Ok. 5 del microfono. Guarda, fa una cosa, firma pure questa, perché sa mai che ci sia un doppio 5 del microfono. Ermetic hip hop. Guarda, guarda. La rimettiamo a mezzo a mazzo. Adesso guarda, io sono... cioè, sono andato un sacco di negozi di dischi per trovare questo CD. E lo volevo aprire... Vabbè, per te.
È chiuso ermeticamente. Bravo. Ok, adesso... Adesso con 2000 litri ci vuole per i conti. Un coniglio. Imposta. Imposta ci dovrebbe essere qualcosa. Di solito lo tieni in mano, no? C'è una gatta, c'è le smedi che poco. Allora, ti è piaciuto? Sì. Guarda dentro è buona, però devo farci comprare quello che vuoi. Per esempio, prima mi hai chiesto una cosa, ho pensato, un animale in particolare. Thank you.